Ciao mamma Carla. Come sai, oggi sono a Firenze per presentare assieme ad altri colleghi una nuova lente a contatto. Così mi sono fermato a riflettere sul mio percorso. Non ho potuto fare a meno di constatare che quello che sono e la passione che ho per questo lavoro lo devo a te, che non a parole, ma camminando al mio fianco per tutti questi anni hai reso possibile. Questo per me è stato la più bella lettera per il mio compleanno. Io sono nata a Verona, la fatalità del destino. Dentro, nella casa di Giulietta, c'è un balcone sulla sinistra. Al terzo piano io sono nata lì. Sono stata allevata dalla mia tata, che si chiamava Rosetta, è venuta in casa mia che io avevo 9 mesi. Poi, quando ho avuto 3 anni, ci siamo trasferiti nell'appartamento sopra il negozio, la famosa di una volta casa bottega. Da casa scendeva in negozio e non solo il papà, ma se potevo scappavo anch'io e andavo giù a raggiungere il papà. Si chiamava Angelo. Angelo di nome e Angelo di fatto. Mio papà aveva studiato architettura a Bologna per 2 anni, poi problemi della vita l'hanno portato a dover smettere l'università a Bologna. Si sono trasferiti a Parma, dall'ottica filagrana di Parma ha iniziato questo lavoro e ha preso logicamente il diploma di optometrista ed è stato uno dei primi optometristi in Italia. Nel settembre proprio del 1927 ha aperto il negozio dove siamo ora. Papà veramente era un artista, ma lo era dentro nell'animo, perché lui amava la sua arte e nello stesso tempo questa arte che lui aveva dentro nel suo cuore lo ha riportato anche sul suo lavoro. Anche verso una persona, verso un cliente, perché devi capire i lineamenti di questa persona, lo sguardo, la sensibilità che ha e tu le dai l'occhiale che possa rappresentare tutto questo che ha questa persona. Io ho preso possesso del negozio nel 1963, quando è mancato mio papà. Dalla sera alla mattina io mi sono trovata con una situazione in mano se poter proseguire questa attività del papà o abbandonarla. Non avevo un'esperienza e di conseguenza mi è stato molto difficile la mia scelta, però mi sono sentita in dovere di farlo per il papà, perché lui ha dato tutta la vita per me. Ho cercato di simulare mio papà perché veramente è stata una persona eccezionale, era un uomo di una sensibilità, di un'onestà, forse poche persone esistono a questo mondo come era lui e quindi ho cercato di copiare un po' quello che lui ha dato tanto a me e quindi ho trasmesso ai miei figli quello che mio papà ha dato a me. Spesso e volentieri mi chiedono, ma scusi, ma la signora De Toni non è sua madre? Sì, ma io la chiamo la signora De Toni, per una forma di grande rispetto che ho nei suoi confronti, perché lei è riuscita ad affiancarmi in tutti questi anni, lavorando e facendo sì che io capissi qual era la mia strada vedendo lei lavorare.
ho due figli, uno Marco e Paolo. Uno è commercialista e uno di sua spontanea volontà ha scelto ottica. Paolo sta portando avanti quello che può essere la tecnologia, l'esperienza e l'innovazione. Non è che ci si possa fermare solamente nel dire vendo un occhiale, no, a giornata d'oggi no. Bisogna arrivare con una tecnologia, con una professionalità, con degli studi e con degli apprendimenti ben diversi per poter essere con i tempi e avanti con i tempi. Parte professionale ha un connotato artigianale che mi piace mantenere nel tempo, un'eredità che mio nonno ha portato dalla sua vena artistica. Per me è naturale aver proseguito il lavoro cercando di innovare e quindi facendo un percorso di studio, di approfondimento, di specializzazione che doveva andare nella direzione di qualcosa che doveva evolvere questo mondo. C'è questa interpolarità tra due mondi, quello dell'estetica, dell'attenzione ai particolari e quello della professione che è secondo me la mia vera essenza. L'Istituto Ottico Dettoni si chiama così perché mio nonno lo ha pensato a sua immagine, perché già allora non lo vedeva come negozio, ma come un'istituzione che andava nella direzione di migliorare la qualità visiva delle persone. L'Ottica Dettoni dal 27 è nata qua, e deve restare qua il più possibile. La gente mi deve ricordare che io sono qua e adesso devono ricordare che Paolo è qua. Questo negozio, questa radice deve restare qua. Con gran gioia uno dei gemelli di Paolo sta prendendo la strada del papà e quindi è a Milano che studia scienza della visione. Arriverà anche Pietro e sarebbe la quarta generazione. Io penso che mio papà, da lassù, vedendo queste cose, ne sia di una felicità incredibile, perché abbiamo realizzato anche per lui tante cose belle.